sul canale. Oggi video improvvisato. Se state iniziando a conoscermi saprete anche che io agisco di istinto, di pancia, e quindi questo video sappiate che è totalmente di pancia, non è per niente preparato e sarà un po' uno sbrodolio di idee e di riflessioni che ho nella testa da parecchio tempo. Oggi vorrei parlare di quello che penso io delle collaborazioni tra aziende e youtuber o blogger che siano. Ve ne voglio parlare perché? Perché sono stata da entrambe le parti, nel senso che sono stata sia una persona che ha collaborato come youtuber con delle aziende, sia soprattutto una persona che è utente e quindi si sorbisce tutte queste collaborazioni dalle varie influencer più grandi e più piccole, perché ricordiamoci, chiunque può essere un influencer, non è che è il VIP, ma io posso essere influencer, tu che guardi puoi essere influencer, proprio perché queste collaborazioni si basano sul fatto che la pubblicità avvenga in modo implicito e quindi non venga scritto "guarda che stai guardando una pubblicità", ma è come se una cara amica ti stesse consigliando un prodotto perché le piace veramente e invece quel prodotto le è stato inviato gratis. Questo video non vuole essere né una critica contro le influencer né una critica contro le aziende, o meglio, forse contro le aziende sì, perché per loro è un gioco molto facile questo che fanno, e cioè in cambio dell'invio di qualche prodotto che per loro veramente non costa nulla, hanno tantissima pubblicità gratis che invade noi utenti su tutti i social, che sia Instagram, che sia YouTube, che sia Snapchat, che sia blog, e persone praticamente invase da pubblicità che si vede in ogni dove. C'è da dire che spesso io, almeno posso parlare per me, ma posso parlare anche per delle ragazze che seguo comunque con piacere, anche se vedo che smarchettano molto, che ovviamente si sceglie con chi collaborare, quindi non è che arrivano cani e porci e ci si mette a parlare bene, non lo so, di un prodotto che in realtà non si comprerebbe mai. Avendo appunto un po' di visibilità sul web, io per prima, che ne ho davvero poca, perché guardate che i numeri che faccio io sono ancora molto piccolini, quindi io le aziende non è che interesso tanto, eppure sono stata contattata veramente tante volte, per quanto possa essere piccolo il mio canale, e praticamente l'accordo è, almeno con me che appunto i numeri piccoli, ti diamo qualcosa gratis, tu devi parlare seguendo queste modalità tot volte del nostro prodotto su Instagram e su YouTube, nel mio caso. Se avessi un blog, probabilmente sul blog. Perché faccio questo video? Uno, non me ne importa niente di collaborare con delle aziende che sono così miopi da pensare che una persona ricevendo gratis un prodotto che appunto loro non costa praticamente nulla mandare, se non le spese di spedizione, si inchinino alla gratuiticità del loro prodotto pur di parlarne benissimo appunto. Io non sono così appunto, vi ho detto che ho fatto due collaborazioni, una molto tranquilla, era di un biberon, me l'hanno inviato gratis e io ho fatto una foto su Instagram. Un'altra, quella del tappetino massaggiante di yoga, che non vi dico allora adesso. Il tappetino è carinissimo, il prodotto va benissimo, è la modalità con cui le aziende si rapportano a te. Ti trattano come se tu dovessi pendere dalle loro labbra e appunto ti dicono cosa dovresti dire, quante volte lo devi dire e dove lo dovresti dire. Cosa che io ovviamente non ho accettato proprio così come un soldatino. Io ho dato le mie condizioni, cioè ne parlo bene solo se mi piace, ne parlo quando e come ne voglio io e quante volte voglio io. Però noto che tante altre ragazze che sono sul web non fanno così e ci continuano a propinare pubblicità nascoste da belle frasette, da sconti del 20%, da una bella foto, da uno smaltino di vicino, a invece un integratore fatto di cose naturali in polvere che adesso hanno tutti, e quindi veramente non se ne può più. Ma io non ne posso più, io per prima, che appunto con questo video di sicuro mi sto giocando tutte le collaborazioni possibili che potrò fare mai in futuro con qualche azienda, a meno che appunto l'azienda non sia abbastanza intelligente da capire che si può avere un altro tipo di collaborazione, no? Un pochino più interessante, che non è mandare a tappeto a tutte le persone il prodotto così tutte insieme contemporaneamente parleremo o parleranno di quel prodotto, o no? Cioè risulta qualcosa di fastidioso, almeno per me, che vedo che appunto tutte ricevono adesso ste tisane, non so neanche io cosa sono, perché appena vedo che ce l'hanno una, due, tre, basta, cioè io il prodotto quello non lo comprerò mai. Scusa, sono delle cose del polvere naturali. Non mettiamoci a fare nomi, che faremo solo pubblicità. Se me la dice una che è bellissima, è buonissima, l'altra ci fa una ricettina, quell'altra la fa vedere nascosta
nella foto senza dirlo, e già lì l'abbiamo sgamata che sta facendo pubblicità occulta e non voleva dirlo. Insomma, è un gioco che non vale la candela, perché appunto porta un pochino l'effetto contrario sull'utente che guarda queste cose, o no? Ci tengo a chiarire che io non sono contraria alla pubblicità, non sono contraria a provare un prodotto gratuitamente e parlarne sui social, perché anzi lo trovo un buonissimo modo di fare pubblicità, sia da parte dell'azienda sia da parte di chi vuole diventare appunto influencer e avere prodotti a casa gratis. Ma c'è modo e modo. In questo modo assolutamente no, perché appunto si rischia di parlare troppo di prodotti che non hanno così tanto da dire. Mi spiego meglio, non sono mai prodotti così pazzeschi, non sono mai prodotti di cui effettivamente ci metteremo a parlare con tanta insistenza. Di un tè che ti drena la cellulite, non credo che me ne metterei a parlare così sui social se non venissi o pagata oppure se non me lo inviassero gratis ogni mese. Persone non sono sceme, le persone capiscono bene quando hanno pubblicità, soprattutto perché di queste cose se ne parla tanto. Allora, adesso sono sicura che tutti i dislike di questo video saranno da parte di influencer a cui non piacerà molto il mio video. Lo dico a malincuore, ma lo devo dire. Prima seguivo molte più persone sui social. Perché? Perché mostravano anche lati creativi, mostravano un certo gusto estetico, oppure mostravano anche solo quello che facevano nella giornata, però in maniera bella e piacevole. Mentre adesso non li seguo più, proprio perché si sono infilate tutte queste pubblicità che a me danno parecchio fastidio. Devo dire che il mondo dei social è molto strano e parecchi comportamenti sui social mi danno un po' fastidio. Mi danno fastidio forse perché guardo un po' al di là del comportamento, e quasi tutti i profili o quasi tutte le argomentazioni sui profili delle persone hanno sempre un doppio fine, che sia appunto ricevere più utenti, che è sacrosanto perché funziona così, ragazzi, però cioè svegliamoci un pochino, nel senso che non c'è sincerità sui social e questo traspare. Allora bisogna veramente trovare un nuovo linguaggio. Se effettivamente funziona così, che il 90% dei messaggi che vengono mandati attraverso i social sono fatti per pubblicità a se stessi o per pubblicità alle aziende, diciamolo, siamo chiari, siamo sinceri, però cerchiamo di inserire altri contenuti oltre a quelli pubblicitari. E poi parliamoci chiaro, a tutti piacerebbe ricevere prodotti gratis per testarli, allora aziende mandateli a persone vere, a clienti veri, non a persone che alla fine poi non compreranno mai niente di vostro perché continuate a inviarlo. Prendete a caso 1000 persone in Italia, mandateli dei prodotti e fateli provare alla gente vera, rimettete i campioncini nelle profumerie, insomma veramente ritornate al cliente vero invece che a questi influencer, che appunto sono anch'io un influencer nel mio piccolo, e questa cosa mi fa ridere, mi fa un po' sorridere questo meccanismo che ormai si è creato. Comunque sono molto curiosa di sentire la vostra, sia se siete appunto persone che hanno un blog, un canale YouTube o semplicemente ne parlate di prodotti su Instagram, su Snapchat, un po' perché appunto sono dalla vostra, nel senso che anch'io ho fatto collaborazioni. Cosa ne pensate voi che per primi fate gli influencer e per primi pubblicizzate i prodotti? Vedete che il pubblico effettivamente apprezza questo modo di fare pubblicità? Avete trovato un modo intelligente per farlo? Parliamone qui sotto. E poi soprattutto voi che magari vi sorbite soltanto queste pubblicità, non ne potete più, come immagino che sia, oppure alla fine trovate che sia un modo comunque più carino di vedere la pubblicità, perché alla fine vi fidate di più di una ragazza che parla su YouTube o scrive un blog rispetto comunque alla pubblicità vista in TV e in radio? Perché c'è anche questo da dire, che comunque, come dicevo prima, uno sceglie, in teoria sceglie con chi fare le collaborazioni, quindi c'è stato un filtro prima sulle aziende con cui fare le collaborazioni, anche se ci credo, ma anche no, visto che tutte quelle che ricevono prodotti ad esempio di bellezza, che mi sa che sono stati i primi a mandare caterve e caterve di prodotti a persone, pare che ci sia tanta selezione su quello che arriva. Non lo so, sono curiosa di sapere quello che ne pensate un po' tutti voi, giusto perché appunto sotto i miei video mi piace che si creino queste discussioni in maniera educata, come è sempre successo e sono sicura che succederà anche questa volta. Non ce l'ho con nessuno in particolare, non mi riferisco a nessuno, perché siamo un pochino tutti su questa stessa barca, è soltanto un argomento che volevo un attimo portare a galla, perché secondo me siamo veramente un po' tutti stufi di questa situazione. Azienda all'ascolto, cercate di non mandare a tappeto a tutte lo stesso prodotto nello stesso momento, almeno, cioè fatevi furbi anche voi,
Evidentemente, se lo fanno, vuol dire che funziona. Se questo meccanismo sta diventando qualcosa di normale, è perché vuol dire che sulle vostre menti sta funzionando. Quindi voi vedete che la Tizia, la Kaia e quell'altra hanno quel prodotto e dite: cavolo, lo devo avere anch'io. Funziona così il marketing, funziona così la pubblicità, proprio perché è occulta funziona ancora di più. E forse è anche questo che mi sta spingendo a fare questo video, nel senso che vedere che la direzione non sta cambiando vuol dire che ahimè sta funzionando questo tipo di comunicazione, che è veramente estenuante. Ecco, piccolo sfogo, vediamo come andrà questo video, se piacerà oppure no. Ma so chi metterà dislike e chi no. E vabbè dai, bando alle ciance, fatemi sapere nei commenti. Ciao, ci vediamo al prossimo video.